Le richieste di pizzo arrivavano direttamente nella cassetta della posta. Le telecamere, posizionate dai carabinieri in una strada di Falcone, in provincia di Messina, hanno ripreso Filippo Munnia, di 46 anni, mentre metodicamente lasciava all'anziano che assisteva, un 86enne, le richieste anonime di soldi con tanto di minacce. 200 euro al mese da depositare nella cassetta della posta. In caso contrario, minacciava ritorsioni contro di lui e suoi familiari, che alla fine però hanno deciso di denunciare tutto ai carabinieri. A quel punto è stato facile incastrare il badante estortore. I carabinieri hanno lasciato nella buca i 200 euro mensili, solo che si trattava di fotocopie. Il badante è stato così bloccato mentre prelevava i soldi. Ma l'estorsione non è l'unica accusa nei confronti di Munnia. Dopo una perquisizione nella sua abitazione, i carabinieri hanno scoperto che il badante aveva prelevato anche 2000 euro con il bancomat dell'anziano. Un viaggio lungo un mese, iniziato nel deserto, l'arrivo in Libia e poi proseguito a bordo di un barcone fino a Pozzallo. Per una giovane mamma nigeriana però il desiderio di una nuova vita in Italia è costato caro. 30.000 euro, un rito voodoo, la prigionia. Infatti, dopo l'arrivo a Pozzallo lo scorso 24 ottobre, la ragazza chiama i referenti nigeriani in Italia per onorare il debito. Altro viaggio, altre tappe, fino a raggiungere Castelvetrano, Trapani. Ed è qui che incontra tre connazionali, un uomo e due donne. Una di queste, figlia di chi in Nigeria l'aveva sottoposta al rito voodoo, la mette di fronte alla verità. In quel contratto firmato in patria per la sua libertà c'è una clausola terribile, la prostituzione. Al suo rifiuto i tre la rinchiudono in una stanza senza cibo né acqua per un giorno intero. Però commettono un errore, si dimenticano del cellulare della ragazza, che riesce a chiamare l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che avverte immediatamente la squadra mobile di Palermo. Insieme ai colleghi di Trapani e di Castelvetrano, gli agenti individuano il luogo in cui si trova prigioniera la nigeriana e la mettono in salvo, fermando i tre aguzzini di 28, 27 e 26 anni. Sono tutti accusati di sequestro di persone e induzione alla prostituzione. Per la ragazza nigeriana, invece, si tratta della fine di un incubo e la speranza di un nuovo inizio. Confrontare Milano a Palermo è un rituale noto. Due città diametralmente opposte, con abitudini diverse e da sempre lontano un miglio sul tema della mobilità. Era il 2008 quando proprio Milano conosceva una svolta epocale, ovvero la zona a traffico limitato, un progetto al quale partecipò il professor Edoardo Croce, all'epoca assessore ai trasporti. Il miglioramento delle frequenze dei mezzi di trasporto pubblico, in qualche caso addirittura raddoppiate, ma comunque diciamo nell'area cittadina c'erano frequenze dell'ordine di massimo 5 minuti tra un mezzo e l'altro, dei minibus con tragitti variabili, una revisione degli ambiti della sosta regolamentata cercando di proteggere le zone subito a ridosso dell'area tariffata. Questi elementi hanno garantito il successo della zona a traffico limitato nel capoluogo lombardo, fattori difficilmente considerabili a pieno regime a Palermo, dove il sistema dei trasporti è poco sviluppato. Mancano infatti la metropolitana, tram e autobus non si caratterizzano per la puntualità e poi il numero dei parcheggi è ancora ridotto. Una sostenibilità, quella palermitana, che lentamente in ritardo sta muovendo i primi passi. Palermo ha avuto uno sviluppo selvaggio. Esistono circa 7.500 parcheggi tra l'interno della ZTL e a 150 metri dal confine della ZTL, possibilità di avere parcheggio libero come quello a Piazza Giulio Cesare dalle 7 del mattino alle ore 20 e il sabato dalle 7 del mattino fino alle 13. Poi c'è chi è pronto a scommettere che, come ogni cambiamento, anche quello della zona a traffico limitato verrà assimilato nel tempo. I residenti sono favorevoli ad una ZTL H24. Però chiedono contestualmente: sfruttiamo questi nuovi parcheggi, vogliamo dei correttivi, vogliamo magari delle tariffe più rimodulate, vogliamo qualche autobus in più per le attuali navette, e soprattutto anche per favorire anche un accesso in più, quindi una maggiore accessibilità.